Sensibilizzare il pubblico attraverso l'arte sull'importanza della prevenzione oncologica e trasmettere solidarietà a chi affronta il cancro. È questo l'obiettivo della prima edizione di Il dono dell'arte e l'arte che dona. Una collettiva d'arte benefica organizzata dall'associazione provinciale LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori di Salerno, presieduta dal dottor Giuseppe Pistolese, che si svolgerà dal 28 novembre all'8 dicembre prossimi presso la Pinacoteca provinciale di Salerno, presentata stamane 22 novembre durante una conferenza stampa presso la Sala Marcello Torre di Palazzo Sant'Agostino, sede della provincia di Salerno. L'incontro ha visto la partecipazione del presidente facente funzione della provincia di Salerno Giovanni Guzzo, del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, del presidente dell'ACI Vincenzo Masi, del segretario territoriale della CNA Salerno Simona Paolillo e del presidente del comitato organizzativo Matilde Romito. La mostra, che si avvale del patrocinio della provincia e del comune di Salerno ed è stata organizzata in collaborazione con l'Automobile Club Salerno e il CNA di Salerno, vedrà l'esposizione di oltre 100 opere donate da 90 artisti, i cui lavori spiccano per varietà e qualità. Particolarmente significative le donazioni provenienti da collezioni private delle famiglie Wilburger, Marano e Carotenuto, tra le altre. Anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, espone una serigrafia sull'astra di piombo. Insieme a queste trovano spazio le creazioni di ceramisti vietresi associati alla CNA, tra cui Lucio Ronca, Franco Raimondi e Antonio Solimene. Le opere, ciascuna con un prezzo base di partenza, saranno acquistabili dai visitatori, che potranno così contribuire con una donazione alle attività della LILT, impegnata da anni nella prevenzione oncologica. Si prevede, al termine del periodo di esposizione, un'asta per le opere non vendute. Noi crediamo in tutto quello che è prevenzione, crediamo nella primaria, secondaria, terziaria, crediamo nella ricerca, ma siamo certi che la vera arma per combattere le patologie oncologiche sia quella della prevenzione. L'iniziativa del 28 è solo una collezione, abbiamo avuto tantissimi artisti che ci hanno donato loro opere bellissime tutte, rappresentate in un catalogo che mi fa piacere dire, io giudico molto bello, per cui loro stessi hanno stabilito un prezzo di cessione delle loro opere, sperando e augurandoci che tutto venga risolto nel spazio di 10 giorni, che tutti possano accorrere ad acquistare queste opere e dare a noi un sondino, ma permetterci soprattutto di continuare quello che è la nostra opera, di cercare la buona salute per tutti.